Che dire che il Papa ha ricevuto solidarietà da tutti, lo sappiamo, anche ovviamente dai vescovi italiani, e ieri il Papa stesso ha invocato, ha augurato all'Italia un clima di intesa. Ecco, questa è certamente la notizia di questi giorni. Ma le altre del nostro notiziario? Beh, due anticipazioni velocemente. Vi ricordo che ci sarà anche quest'anno la Marcia della Pace, noi vi faremo vedere anche delle immagini che si riferiscono alla marcia dello scorso anno, e poi immagini di uno spettacolo che si è svolto lunedì scorso a Roma e dedicato a San Francesco. Ma nient'altro di più, poi più tardi vi diremo meglio tutti i dettagli. Bene, 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 auguri, 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 auguri. Sì, iniziamo con il nostro notiziario. Lo sappiamo, il Papa ha incontrato la Curia romana, lo ha fatto per gli auguri di Natale e in questa occasione ha ricordato che in un mondo frantumato e ferito la Chiesa ha il compito di annunciare che la pace può realizzarsi soltanto senza cedere alla tentazione di prendere personalmente in mano la politica e aprendosi ad un'accoglienza maggiore verso chi non crede in Dio, ma è in ricerca. Benedetto XVI ha ricordato che Gesù scacciò i mercanti che facevano i loro affari nell'atrio del Tempio perché ci fosse lo spazio libero per i gentili che lì volevano pregare l'unico Dio. Ma sentiamo il Papa. Ogni società ha bisogno di riconciliazione perché possa esserci la pace. Riconciliazioni sono necessarie per una buona politica, ma non possono essere realizzate unicamente da essa. Sono processi prepolitici e devono scaturire da altre fonti. Al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che tuttavia non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno come sconosciuto. Si svolgerà tra Terni, L'Aquila e Roma la Marcia della Pace organizzata per la notte di Capodanno dalla CEI, dalla Caritas e da Pax Christi. Quest'anno il tema è stato ripreso dal discorso del Papa per la giornata della pace, cioè la salvaguardia del creato. Il creato è un terreno di prova, lì ci misuriamo tra di noi e con tutte le creature, con tutto il progetto di Dio, se davvero vogliamo lavorare per la pace di tutti, compreso il creato, o soltanto per quella di qualcuno, per la mia pace. E sempre nella notte di San Silvestro il Movimento per l'Amore Familiare organizza una veglia di preghiera per la pace e per la famiglia. Lo scorso anno in Piazza San Pietro hanno partecipato circa 12.000 persone. Vi aspettiamo a Piazza San Pietro davanti al presepe dalle 23.30 in poi e per l'arco di tutta la notte fino alle 7 del mattino, anche solo per qualche minuto, per pregare davanti al presepe per l'unità e la pace nelle famiglie e tra le nazioni. E adesso parliamo di sport, in particolare di calcio. Ci chiediamo se ci siano ancora spazi che non siano legati in questo ambito soltanto all'interesse economico, alla sfrenata voglia di vincere o a passioni che spesso degenerano in vere e proprie violenze da stadio. Se ne è parlato in un incontro all'Università Lumsa. Stasera abbiamo constatato come è importante non solo di giocare bene, ma avere anche il cuore e la testa al posto giusto, cioè di sapere quali valori sono in gioco e che lo sport è una espressione, per così dire, privilegiata dell'umano. Lunedì scorso si è svolto uno spettacolo presso il nuovo Auditorium Antonianum dei Frati Francescani dedicato al piccolo San Francesco di Assisi. Diciamo piccolo perché in effetti questo spettacolo si intitolava Francesco il frate piccolino, composto di letture di brani scritti dal santo, di filmati su attività di assistenza gestite nel mondo dai frati francescani e da brani musicali. Lo spettacolo sarà trasmesso su Rai 1 in seconda serata martedì 5 gennaio.